Davide, allora, difesa 4 con te che facevi avanti e indietro, si cambia modulo, si cambia sistema di gioco, si cambiano gli uomini, ma rimane sempre una difficoltà di questo Catania nel riuscire ad esprimere un gioco divertente, incisivo, cattivo, perché poi qualche occasione si è anche creata. Quindi tutti i tifosi si chiedono se questo è il Catania, se bisogna cominciare anche a preoccuparsi, perché si è più vicini alla zona calda della classifica che quella dei playoff. Ma sicuramente noi non siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo. Abbiamo altre aspettative, come tutti quanti, e ovviamente noi singolarmente siamo una grande squadra e non meritiamo di stare dove siamo ora, ma se ci siamo dobbiamo farci delle domande. E io penso che bisogna dare una svolta, insomma, a questo campionato qui, perché come in tante partite abbiamo sempre creato, abbiamo sempre avuto il pallone, però poi ci manca sempre la finalizzazione. Quindi adesso torniamo giù a Catania e bisogna preparare la prossima partita il meglio possibile e cercare di portare questi 3 punti a casa. Hai parlato di svolta, che è quella che tutti i tifosi del Cranio si augurano, però la domanda è in che modo si deve fare questa svolta? Perché il girone di ritorno, 5 partite, 2 sconfitte, 2 pari, una sola vittoria, tra l'altro in casa col Brindisi, con una squadra che obiettivamente è molto molto inferiore a tutte le altre. Il Cranio ha perso anche quella caratteristica che aveva all'inizio della stagione, cioè di giocare bene con le squadre che giocavano bene, vedi Picerno, vedi Crotone, vedi anche Benevento. Cosa sta cambiando nonostante siano cambiati tanti uomini? E come fare questa svolta? Non lo so, io la mia, quello che mi hanno sempre insegnato è quello di lavorare sempre e cercare di migliorare. Ovviamente anche le partite, quelle che sembrano più semplici, possono diventare anche le più difficili. Ci sono tanti esempi anche quest'anno che abbiamo perso o comunque pareggiato alcune partite che avevamo in mano. Quindi non lo so, io penso solo che bisogna lavorare, bisogna migliorare alcuni aspetti dove siamo meno concreti e basta.